Cari codisti, eccoci, moto 911, box team RZ Yamaha, e abbiamo visto un giovane pilota, una giovane promessa, oggi portare questa moto all'interno della pista. Tutti dicevano, è lui o non è lui? È lui o non è lui? Signori, nuovo pilota ormai, no, no, non si può più, collaudatore d'eccezione Emanuele Giovanelli, grande Giova. A volte ritornano, sai come dici, no? Ti abbiamo visto sempre col sorriso entrare in pista e mettere a punto il mezzo, che è comunque una cosa importante in una tappa come questa dell'italiano, un'occasione da non perdere per confrontare i propri lavori. Innanzitutto, come sta il tuo pilota Edgard? Edgar sta bene a casa, però sotto quella pacca di San Severino ha pensato di stare, gli ha consigliato un paio di settimane di riposo, quindi ricominciare ad andare in moto penso proprio domani o lunedì. Io sono qua dopo 3 mesi, oggi mi è venuta l'ispirazione di tornare un po' in moto perché dopo che mi ero fatto male al braccio non l'avevo più girato e ho ricominciato oggi, ma è molto dura. Ma ti abbiamo visto però sempre con il sorriso e ben figurare, con un tutino spettacolare, unico, veramente, veramente grande, giovane, non hai perso un attimo di grinta. Grande Emanuele, abbiamo visto il tuo team schierare veramente tanti piloti, seguire veramente tanti piloti e con grandissime soddisfazioni da Sì. Mastronardi. Parlacene un po'. Sono contento perché anche se non corro mi sto impegnando molto per questi ragazzi perché sono bravi e meritano. Simone quest'anno ha fatto un salto di qualità esponenziale perché proprio è passato ad andare bene e andare forte, che c'è una sostanziale differenza. E sta crescendo, sta imparando e questo mi fa molto piacere perché ascolta i miei consigli e diciamo che è molto bravo. Poi c'è anche Dino, i genitori, che è partito fortissimo quest'inverno, era molto carico, poi adesso ha avuto un po' un calo, speriamo che anche lui. Beh, anche il passaggio dalla QX5 alla QX2 per Sì, Dino però è stato un diciamo grosso fermo, insomma. che all'inizio andava un pelino meglio perché già Asti era andato bene, dopo siamo persi per la strada. Grande Giova, novità, ti abbiamo visto l'anno scorso, 2 anni fa, beh, l'anno scorso comunque nel suo pieno fulgore presentare la tua moto con il motore, la tua Yamaha 450 col motore da cross. E per il 2013, se non per fine del 2012, ci dicono che addirittura presenterai un telaio tuo, una derivazione tua da un telaio e abbandonerai il Delta Box Yamaha. Sì, di sicuro ormai è pronto, direi che per settembre, per la gara di Mantova, dovremmo poter cominciare a usare. Giova, abbandonare il Delta Box deve essere stata una scelta difficile, tornare al tradizionale, vantaggi? Peccato che non riesco a farci star meglio tutto il motore del cross, perché qua purtroppo sono molto sacrificato, non posso usare l'airbox del cross perché non ci sta, là diciamo invece ho fatto tutta una cosa dedicata. E quindi niente importante, Giova, parliamo in termini di peso, che forse ci vuoi nascondere, ma dovrebbe essere. Di peso di preciso non lo so ancora, cioè non lo so, questo pesa 160 kg contro i 190 che è l'R normale. E con il telaio nuovo Giova by Giova? L'impariamo, ancora non lo sappiamo. Dicelo che scenderai sotto i 160. Ci spero, ma per adesso non vorrei andare a 170. No, quello conoscendo la tua capacità tecnica di collaudatore, la bravura tecnica del tuo team, non crediamo proprio. Giova, un telaio Yamaha Delta Box, anche anteriore, Delta Box centrale, praticamente indeformabile, enormemente rigido. La presentazione della tua moto 2013 con un telaio tradizionale, quindi con una caratteristica torsionale studiata appositamente per adattare il piano ipotetico del quad al circuito, quindi con una torsione importante per trasmettere trazione. Quanto è difficile ottenere il mix giusto e quanto sarà diverso rispetto a un telaio indeformabile come il Delta Box Yamaha? Ma lì lo impareremo solo provandolo, diciamo, potrà avere sicuramente delle migliorie in alcune parti e bisognerà vedere in altre. Ovvio che finché la teoria è una cosa, la pratica è un'altra. Quando lo metti in pista impari veramente se abbiamo migliorato o peggiorato. Grande Giova, sei stato fantastico, ma sarà Edgars, sarà Romana o sarà il grande Emanuele? Tiriamo sorte, all'infuori c'è Emanuele. Emanuele ormai farà qualche garettina così per divertirsi. Giova, sei stato un mito. Un saluto, un grazie ancora e di nuovo un punto della situazione tuo nella giornata di domani per verificare lo stato dei piloti e per una tua opinione su questa grandissima competizione.
Ma domani di sicuro, per quanto riguarda noi, sono sicuro che Simone, informissimo, farà una gran bella gara. Dino è un po' l'incognita. Io guardo perché oggi ho provato, ma stiamo sereni. E c'ho Mattia Pasco. Anche perché se dovessi entrare in gara. Oh, parliamo di Mattia. Mattia oggi ha debuttato col nuovo 350, diciamo, e il vecchio S, che gliel'abbiamo preparato tutto, e l'ho già visto veramente in forma. Oggi speriamo domani che mantenga le nostre aspettative. Sei un grande. Giova, e se per caso dovessi entrare tu un domani in QX1, il salto della casina? So del casino, è meglio per non farlo, ne ho già fatto abbastanza del gesso. Grande Giova, grazie ancora e un arrivederci a domani. Ciao, grazie.